Che cosa c'è? Non ti piace il freddo? Oggi dobbiamo uscire. Abbiamo un rituale da compiere, tu e io. Ecco. Metti questa. Apparteneva a mia figlia. Bene. Oggi pronuncerò il tuo nome, piccola. Ma la dea lo ripeterà. Di solito è la madre a fare l'annuncio. Se solo l'avessi. Parteciperebbe tutto il villaggio e ci sarebbero anche le matriarche. Ma noi siamo emarginati. Seguiamo i rituali della tribù. Altrimenti diverremmo come gli infedeli predecessori che voltarono le spalle alla dea. E per questo furono condannati. A noi è rimasto lo splendore del creato. Bestie di aria, acqua, terra e acciaio. Conto è cacciare una bestia, ma con le macchine è un'altra cosa. Devi essere umile e rispettare il loro potere. Te lo insegnerò un giorno. L'alta matriarca Tirsa, cosa ci fa qui? Vuole forse impedire il rituale? No, 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 in piedi, è quasi il momento. Eh sì, certo, puoi parlare con me. Sei venuta a benedire il nome. Non sono passati 6 mesi da quando te l'abbiamo affidata. Ma siamo emarginati. Tu per scelta e lei, beh. Sono un'alta matriarca e benedico chi desidero. Bene, ci onori. Sì, sì, vai, è tempo della pronuncia, è ora. Oh, madre, ti invochiamo per dare un nome a questa bambina. Che il tuo amore possa scaldarle la vita come il sole scalda la terra intera. Pronuncia il suo nome. Aloy! Che il suo nome sia benedetto. Smettetela subito! Che cosa hai fatto? Ho benedetto il nome della bimba. Donna scellerata, quella bambina è una sciagura! Cosa ti ha detto sulla sua nascita, emarginato? Rispondi! Ho fatto come mi avevate chiesto. Crescerla, sì. Nessuno ha parlato di amore. Ora basta! E tu, benedirne il nome come se fosse una dei... Conosco i miei doveri. Verso loro e te. Senza consultarci. Sono qui. E dovunque andrai, ti seguirò. Sapevi esattamente ciò che stavi facendo.
Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi allora con Horizon Zero Dawn, nuovo titolo in uscita su PlayStation 4 sviluppato dai Guerrilla Games, e oggi partiamo con questa nuova serie di questo titolo che attendevo veramente tantissimo. Gioco che ci metterà in un mondo post-apocalittico, se vogliamo, in una terra dove l'uomo non predomina più sulle altre specie, o meglio è relegato in tribù, come abbiamo visto. Poi lo scopriremo meglio durante la serie. E una cosa particolare, appunto, che il fatto è il mondo è dominato da macchine, che dovremmo scoprire qual è anche la loro origine. Se non sbaglio, se ne vede anche una lì all'orizzonte in alto a destra. Quindi andremo ad impersonare questa adesso bambina Aloy per scoprire appunto quale sarà il destino, non solo nostro ma anche dell'umanità a questo punto, visto che è stata relegata ai margini del mondo, diciamo. Non ha più quel predominio che aveva una volta, ma si è tornati non a livello preistorico, ma diciamo che siamo organizzati in tribù. Comunque direi, do un'occhiata alle impostazioni, vediamo un po' tutto se... Ok, perfetto, ho dato una breve occhiata alle impostazioni, direi di partire. Per chi se lo chiedesse, ragazzi, io sono su PlayStation 4 normale, quindi non ho né una PlayStation 4 Slim né una Pro, quindi andiamo con difficoltà normale. E ok, cercherò di portarvi più video possibili, perché secondo me ci infogneremo tantissimo. Come sempre, fatemi sapere quanti di voi lo stanno aspettando, quanti lo giocheranno. Ma quante belle bacche! Sei un bravo raccoglitore, vero piccolo Bast? Ora ho visto anche trovarne ancora un po'. Che la nostra Aloy non è probabilmente ben vista all'interno della tribù. E anche la sua storia è un mistero. Ben fatto, che bravo ragazzo. Bambini, venite con me. Ah, ok, proprio non... È un'emarginata. Bisogna ignorarla. Ecco. Oh, andiamo. Sentirmi. È una specie di grotta. Nuova missione, un dono dal passato. Ok, iniziamo a dare un'occhiata in giro. Allora, prima di imbucarci lì, vediamo. Mazza e sorcione, salve! Ma ci sono i topi qui. Il topo è un po' riduttiva come cosa. Una pantegana. Vabbè, comunque. Nient'altro. Vediamo un pochino. Sembra stretto, ma posso farcela. Ah sì, siamo dei bimbi, ci passiamo. A parte questo, c'è anche quest'altra stradina però, Vai. No, l'altra stradina ci riportava dove abbiamo iniziato. Queste sembrano rovine del mondo di metallo. Uno dei luoghi antichi. E quindi ci sarà questa avventura, e soprattutto il bello è anche che è un mix, diciamo, di generi, perché poi open world, un po' anche survival, dobbiamo
cercare di sopravvivere alle macchine, andare a caccia anche di macchine. Ci sarà del crafting per organizzare il nostro armamentario, il nostro inventario, le nostre armature, diciamo, il nostro bestiario, eccetera eccetera. Quindi personalmente è uno dei titoli che aspettavo di più nel non voglio che vada in posti del genere. Prossimo futuro. Ma devo trovare un modo per uscire. Questo periodo, questo era uno dei titoli che mi incuriosiva di più. Sta di fatto che adesso cerchiamo di uscire da queste grotte. Io cerco di dare anche un'occhiata in giro. Vabbè, anche spirito d'esplorazione. Ci saranno naturalmente missioni principali, secondarie. Io penso di fare un po' di tutto, come sempre. È una... diciamo che è una grotta fino a un certo punto, perché si vede che è una costruzione. C'è qualcosa più avanti. Aspetta, la devo mettere anche qua. C'è un edificio. Non è propriamente una grotta artificiale. Che cosa c'è? Una persona morta. Allora, momento. C'è qualcosa che luccica. Esamina lo strano dispositivo. Luci. Sono ovunque. Ma come ci riesci? Attiva o disattiva il focus premendo R3. Trova una via d'uscita. Vabbè, disattiviamo un attimo il focus, perché con il focus attivo ci muoviamo un po' più lentamente. In realtà, ecco, questo è uno di quei titoli che mi sarebbe piaciuto provare anche su PlayStation 4 Pro, perché credo che sia uno dei titoli, almeno da quello che ho sentito, da quello che ho potuto magari anche addocchiare con presentazione eccetera, dovrebbe essere ben porta blindata, bene, dovrebbe essere ben ottimizzato, però... Una porta di metallo, chiusa. Magari questo dispositivo può aiutarmi. Noi andiamo con la nostra di serie. magari se... Vabbè, che comunque... Come faccio ad aprirla? Attiva il focus. L'abbiamo attivato il focus. Usa il dispositivo per esaminare la stanza. Con il focus, come vedete, ci muoviamo in modo molto ma molto più lento. Altre luci. Meccanismo di sicurezza elettromagnetico, interfaccia non disponibile. Lì ci sono anche dei numeri, tra l'altro. Quello potrebbe essere il pannello di accesso. Dicevo, magari su YouTube il video cercherò, vabbè, la qualità di metterla abbastanza alta, però sicuramente non è come l'originale. Quindi magari chi ha PlayStation 4 Pro mi faccia sapere com'è. Una forma è collegata alla porta in qualche modo. Usa l'oloserratura. Momento che mi sposto qua. Ruota oloserratura in senso antiorario, ruota oloserratura in senso orario. Dobbiamo farla arrivare lì in basso, da come è indicato, quindi è uguale.
cambiato colore. Sì, in linea teorica dovrebbe aver sbloccato la porta. Proviamo a controllare. La porta ha cambiato colore. Poi questo mix tra non dico preistoria, però comunque l'essere tornati ad una vita abbastanza selvaggia e però allo stesso tempo stare in un mondo pieno di macchine dall'origine ignota. Cos'è un c'è qualcosa audio? Sembra di sì, ma non ci arrivo. Quindi proseguiamo sperando di non dimenticare niente. Ogni tanto uso il focus per poter controllare se c'è qualcosa di interessante. Che quindi cos'è? Ha un dispositivo come quello che ho trovato. Tu credi forse che voglia questo? È meglio che posso fare. È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Mostramelo. Mostramelo di nuovo. Che posso fare? È proprio dietro di te. Ehi! Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Senti, papà non può essere con te, la mamma, ma possiamo ancora festeggiare, eh? Certo che sì. Buon compleanno, Isaac. Da questo papà vuole molto bene il suo momento. Da questa immagine abbiamo, almeno io ho notato già che il le espressioni facciali, almeno della bambina, sono fatte veramente molto bene. Si vedeva l'idea un po' di tristezza per essere comunque marginati e quindi aver trovato questa piccola cosa di quotidianità, tra virgolette, però. Va bene, noi proseguiamo, noi proseguiamo. Se non ci fossero domani. L'obiettivo è lì, ma noi per spirito di esplorazione diamo un'occhiata anche da quest'altro lato dove a quanto pare non troviamo niente. Invece no, troviamo qualcosa. Riprodurre il... Li ho visti mettersi in fila nella sala comune come bestie al macello, eppure si sorridevano a vicenda. Chana dispensa farmaci come se essere vivi fosse un dolore da alleviare. Beh, non per me. Non voglio andarmene in silenzio. Non voglio svanire. Voglio mettere un punto alla fine della mia vita, non un'ellissi, anzi, un punto esclamativo. Quindi, se turberò chiunque troverà questo, mi dispiace. Non devo più nulla a nessuno. Come detto, noi cerchiamo sempre anche di informarci un pochino. Mi sembra anche giusto. Vediamo questo. Dov'è? Cazzarola. E prega per noi peccatori. Dati audio adesso non, dove non arrivavo. Del nostro debito, della nostra morte. Scusate, è passato un po' di tempo e wow, le pillole che ci ha dato Chana sono forti. Ok, bene. Da capo, ragazzi. Ave Maria, piena di grazia. Sì, lo so, c'è un altro file audio, ma voglio prima... adesso sto ripensando al file audio che non abbiamo raccattato prima. Leggere il taccuino, aspetta. Ancora a giocare? Aspetta, c'è anche questo file audio, posso eventualmente... No? Il fatto che dice non connesso, credo. Ah no, evidenzia bersaglio. Seleziona bersaglio.
Ah, mi ha selezionato l'animale. Ma non era questo che volevo vedere. Io volevo sentire il file audio, ma non lo so, non gli è garba come cosa. Ok, adesso sì. Ma dai, da allontanare un pochino. Registrare i nostri ricordi per i posteri. Bella idea, direttrice Evans. Come se non avessi già fatto abbastanza per i posteri. Quindi io non sarei qui come ora se non per i posteri. Ho chiuso con i posteri. Possono andare a... Ok, abbiamo capito. E Machu Picchu. Ho sempre sognato di vederlo. Ma niente. Scusate, voglio vedere una cosa. Siccome noi di questi qui ne possiamo beccare più di un tot alla volta, magari poterli mettere da parte sarebbe ottima come cosa. Se può fa. Sbagliato. Sì. Perché ce ne sono tanti. Non so voi ragazzi, ma io vorrei ascoltare un po' tutti i file audio. Lo so che ce n'è un altro. Mi ha trovato. Rust mi ha trovato. Sono qui. Arrivo. Siamo data la madre. Forza su, prendi la mia mano. Quel posto non fa per te. Andiamo. Certi posti sono proibiti, Aloy. È che ci sono caduta. Sono del mondo di metallo. Che cos'hai sulla faccia? Niente. L'hai trovato là sotto? No. Dallo a me. No. Aloy, queste cose sono pericolose. No! Se vuoi sgattaiolare lontano da casa, allora devi sapere come sopravvivere. Vieni, Aloy. A casa. Ma da domani imparerai come si caccia. Olè. Mi sembra anche giusto. Comunque ragazzi, per quanto riguarda la durata dei video, ora come ora mi infognerei a bestia e andrei avanti come se non ci fosse un domani. Però c'è da dire anche che vorrei postarvelo il prima possibile. Magari se riesco ve ne posto un altro in serata. Che dite? Fatemi sapere se vi può garbare. Spero di sì. Ditemi anche la vostra sul titolo. Tutte queste forme, che cosa significano? Prendi il tuo arco. Arco? Basta parlare con quel giocattolo. Scendiamo a valle adesso. Seguimi. Dicevo, magari ditemi se vi piacerebbe un altro episodio in serata. Non so per che orario riesco. Magari verso le 8, le 9. Questo... La natura può essere pericolosa, Aloy. In base a quando devi uscirà questo. E fare come ti dico io. Tenete d'occhio il canale, comunque. Lo so. Aloy, sei ancora tutta graffiata per la caduta di ieri. Partiamo da questo. Prendi questa sacca medica. Ti mostrerò come riempirla. Magari ancora qualche minutino, ma dai. Vedi questa troppo pianta? Infognante. È la salvirama. Raccogli le bacche e mettile nella sacca. E se io posso zoomare, cioè zoomare, scannerizzarle tipo. Aloy, eccomi. Raccogli le bacche. Bene, ora mangiale. Per trasferire salute alla tua sacca medica alla barra della salute, ok. Sono amare, ma possono salvarti la vita. Tieni la tua sacca sempre ben fornita di bacche, fiori e piante medicinali.
C'è un cinghialotto dove là. Dove siamo? Questa valle è solo una parte dell'abbraccio della madre. Ah, abbraccio? La tribù Nora protegge queste terre e tiene alla larga le macchine più pericolose, di solito. Allora, visivamente è bellissimo. Calcolate che, come detto, siamo su console, poi su PlayStation 4 normale. Fa la sua porca figura. E il mondo di gioco lungo è molto, fiume, molto troveremo grande. Una mandria di macchine e ti insegnerò a cacciare. Sono pericolose? Tutte le macchine sono pericolose, Aloy. Bisogna rispettare il loro potere. Ma io ti starò vicino. Ok. Va bene. Quindi, come detto, più tardi, se riesco, vi porto anche un secondo episodio, poi... Aloy, arriva una macchina. Abbassati e seguimi nell'erba alta. Poi comunque penso che ci infogneremo tantissimo su questo titolo, quindi arriveranno un bel po' di video. Guarda, preparatevi. Ora sta giù. Spero vi faccia piacere. Quelle macchine sono le vedette. Dovrai imparare a eludere il loro sguardo se vorrai sopravvivere nella natura. Te lo mostro. Ascoltami e fa come me. Resta ferma. Aspetta che passi. Ora resta giù e seguimi nel sentiero fino a quell'erba alta. Ok. Aspetta, siamo allo scoperto. Beh, io seguo. No, un'altra. Lasciamola passare. Evidenzia traccia. Ah, ci fa vedere dove. Dove va? Da questa parte. Aspetta, stavo. Muoviti lentamente e sarai silenziosa. E sì. Camminare abbassati è più sicuro che farlo in piedi. Lo so, però ci mettiamo pure una settimana, Aspetta. Occhio che ti passa davanti, Vedetta, macchina ostile. Quella era l'ultima. Proseguiamo. Bene. Possiamo alzare? Ok. Vabbè, che tanto noi non è che siamo. No. Sei stata brava. Molto, ma non molto ti hanno figo. Visto né sentito. Sta vicino, la mandria dovrebbe essere più avanti. Noi, secondo me, al momento, anche se siamo in piedi, non è che ci vedano moltissimo. Non cambia tanto, siamo ancora bambine. Ignoralo. Perché è lassù? Ci sta sorridendo. Deb! Basta, torna indietro! Deb! Ignoralo. Siamo emarginati e lui fa parte della tribù. Forse a lui non piace la tribù. Allora è un pazzo. Andiamo ora, troviamo la mandria, seguimi. Ok, ok. Credo sia quella lì la mandria, non vorrei dire niente, ma... Aspetta, perché... Ok. Ecco, li vedi? Sì. Si chiamano corsieri. Ha! Via! Perché li hai fatti scappare? Per mostrarti che alcune macchine si spaventano facilmente se ti vedono e scappano. Urlato, dovrei, scusa. Dovrei avvicinarti furtivamente. Tranquilla, li ritroveremo più avanti nella valle. Vedrai. Vabbè, intanto io prendo... Ora voglio che trovi dei sassi che ti stiano nel palmo della mano. Perché? Fai come ti dico e raccogli i sassi, Aloy. Ti farò vedere come usarli. Vanno bene. Aspetta. Seguimi. Beh, ce ne sta un altro, lo prendiamo. Segnatore indicano quando fai rumore. Ok, stiamo facendo tanto rumore. Prendo anche queste che non so cosa siano. Perché non è uguale a quella che avevamo trovato prima per curarci. Comunque.
Aspettami, allora, arrivo. Lo so, mi... ora. Momento. So che stavo gigioneggiando un pochino. Basta perdere tempo. State calmo. Ecco la mandria. Bene, ora lanciamo qualche sasso. Ma i sassi non fanno nulla alle macchine, no? No, ma le distraggono, attirandole in trappola. Quella vedetta, per esempio. Occupiamocene. O allerterà la mandria e la farà fuggire prima che possiamo avvicinarci. Allertarla? E come? Le macchine si parlano, Aloy. A meno che non vengano messe a tacere. Tu resta qui sul crinale. Al mio segnale, lancia i sassi e attira la vedetta verso di me. Aspetta il mio segnale. Ok, quindi devo lanciare il sasso in questa zona. Posso? Aloy, lancia un sasso verso di me. Va bene? Lo prende proprio con il cattivo. Ok. Fatto. Vieni, ora è sicuro. Sì, faccio il giro passando da qui, zona consigliata. Ole. Ispeziona la preda, ti insegno a costruire le frecce. Vicino una macchina morta per saccheggiarla, ok. Ispeziona la preda, Aloy. Fai attenzione. Frammento di metallo e cavo, prendi tutto. Bene. Ora recupera i rametti di legno crinale dalle piante laggiù. Possono andar bene questi? Aspetta. Usa i rametti come asta della freccia e i frammenti di metallo come punta. Ruota delle armi, scegli con R e tieni premuto X per creare velocemente le frecce. Ah, devo tenere premuto, ok. 20 frecce possono andare bene. Non resterai mai a corto di frecce se sarai in grado di fabbricarle. Aspetta, allora mi prendo un attimo. Adesso proviamo quelle frecce. Seguimi. Lo stai? Okay. Aspetta, va, ma accuccio pure io che qua facciamo una cosa stealth. Qui, resta bassa nell'erba. Eh sì, io sono già bassa, normale, quindi è inutile che me lo sottolini come cosa. È ora di fare la tua prima uccisione, Aloy. Pronti? Un corsier, una delle macchine più deboli. Ma anche una macchina debole uccide un cacciatore. Se non fa attenzione, devi studiare la preda. Ha la corazza spessa, ma ci sono anche dei punti deboli, come il suo occhio. Ne vedi altri? Aspetta, se usiamo il focus, magari. Serbatoio di vampa. Eh sì, è quello allora. Il serbatoio sulla groppa è un punto debole. Sì. Come l'hai indovinato? Lascia fare. Il dispositivo me l'ha mostrato. Proprio io, diciamo, va bene. Quel giocattolo. Ora basta giocare. Ora abbatti quel corsiero. Mira l'occhio al serbatoio. Se parte alla carica, preparati a rotolare via. Aspetta, intanto segno. Il torque è più preciso quando è teso al massimo. Continua a colpire! Aia. Continua a colpire! E basta, l'ho abbattuto, scusa. Bellissimo anche il feedback dell'arco. Poi l'arco mi garba, sapete che. Aspetta, prendo sia quello. Ispezioniamo frammento di metallo e cavo. Prendiamo. Sei stata brava oggi. Grazie. Ma hai molto da imparare. Vabbè, domani continueremo. Cosa sta? Non lo so. Il ragazzo. Quello sul sentiero degli audaci. Vieni a lui, presto. Allora, quando mi muoverò per scattare. Momento ragazzi, perché effettivamente se no qua facciamo probabilmente notte. Quindi direi a questo punto di
salutarci qui con questo primissimo episodio di Horizon Zero Dawn. Mi raccomando, come sempre, voi fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che seguiate ancora la serie. Allora, calcolate che siamo ancora all'inizio, c'è ancora tantissimo, ma veramente tanto da scoprire, quindi rimanete sintonizzati, seguite anche i prossimi episodi. Poi vabbè, per trarre le somme, come detto, ci vuole ancora un po' di gameplay, abbiamo fatto praticamente niente, quindi c'è molto ancora da fare. Questa è ancora una fase di tutorial, quindi vi invito a seguire anche gli altri episodi. Vediamo qui cosa succede, poi ci possiamo salutare. C'è niente da fare. È solo questione di tempo prima che le macchine trovino il ragazzo e lo uccidano. Ma se colpissi, spaventerei la mandria e finirebbe travolto. Ma io vedo quali strade prendono. Basta con queste storie. Ascolta, posso intrufolarmi. Non lo farai. Aloy! Aia, ci ha tolto pure l'arco, cazzo. Ah, ridammi l'arco almeno, maledetto. Non mo da. Non ci dà l'arco, bene. Quindi andiamo appiedati, ma lo faremo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio, sì, ok. Dai ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento. Allora, mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale, eh? Ok, ci vediamo alla prossima. La vedo malissimo. Saluto a tutti da quel tale Ale.